Buongiorno a tutti amici, sono in uno studio dentistico e alcuni di voi già lo conoscono, sono insieme a Federica. Piacere, sono Federica. E anche il nostro carissimo amico Stefano Di Biagio, dottore, dentista, molto preparato su più cose. Allora, io sono qui per parlare di, anzi parlerete voi, di ozonoterapia. Allora, Federica, presentati innanzitutto per gli amici che non ci conoscono. Piacere, bellissimo sorriso. E mi occupo di igiene dentale e prevenzione qui allo studio del dottor Di Biagio. Bravissima, posso certificare. E qui abbiamo Stefano che... ecco, l'ho già visto in altri video. Sì, in altri video, lo conosciamo, è sempre un piacere approfondire certi temi. E vorrei oggi parlarvi di ozonoterapia, giusto? Giusto. Allora, io l'ho fatta provare, è la prima volta, veramente è stato veramente ottimo, ho riscontrato dei grandi benefici. Raccontaci un po' che cos'è, perché molti non la conoscono, è una tecnica molto semplice, naturale. Sì, è una tecnica molto semplice e naturale, in quanto utilizza l'ozono, che è una sostanza che è presente in natura. È quello che ci dà il sapore, l'odore del temporale, quando ci sono stati fulmini, perché l'aria viene passata, attraversata da queste scariche elettriche che producono l'ozono, che è la trasformazione dell'ossigeno, che ha due molecole, in una molecola a tre molecole di ossigeno. In campo medico normalmente viene utilizzato da ortopedici e neurologi per patologie osteoarticolari, quindi per l'ernia del disco, per problemi al ginocchio, alla spalla, oppure per via sistemica, per aumentare il livello di antiossidanti naturali del nostro corpo. In ambito odontoiatrico, fino a poco tempo fa ero l'unico in Italia a utilizzare l'ozono. E anche adesso mi dicevi che a Roma siete... A Roma credo che sono ancora l'unico. L'altra persona che utilizza l'ozono credo sia intorno a Firenze o Massa Carrara, non ricordo. Allora, per quanto riguarda l'ozono in odontoiatria, è da molti anni che c'è e viene utilizzato un apparecchio come questo, in cui all'interno di questo tubicino andiamo a vederlo, viene trasformato l'ossigeno ambientale in ozono, che viene poi prodotto ed esce da questa ampollina di questo tubicino di vetro. Lo accendo così potete vedere l'effetto. Vedere, oh, fantastico, sì, si vede. Uh-huh. Quindi questo sarebbe? Questo è ozono che viene prodotto, eccolo qua. Ok, a questo colore. Questo sta producendo ozono, io praticamente mi sto sterilizzando il dito in questo momento. Fantastico. Perché l'ozono è il più potente antiossidante, antinfettivo e antidolorifico esistente in natura, per cui non ha né controindicazioni né effetti collaterali. Fantastico, io posso certificare, scusa se ti interrompo Stefano, che l'ho provato su una tasca gengivale, veramente ho sentito un grandissimo beneficio, una grandissima differenza già dopo pochi giorni, quindi è un procedimento veramente che consiglio. L'altro apparecchio, quello per cui sono l'unico in Italia, è questo qui, che è normalmente utilizzato appunto da ortopedici e neurologi, anche medici di base, e produce l'ozono attraverso una bombola d'ossigeno, quindi l'ossigeno puro penetra all'interno della macchina, io con questa manopola posso determinare la concentrazione di ozono all'interno di una siringa che viene caricata da questo ugello. Si riempie la siringa e con un piccolissimo ago, più piccolo di quelli che si usano per fare le iniezioni dell'insulina, quindi praticamente microscopico, circa la metà di quello che si utilizza normalmente per fare l'anestesia in bocca, si può iniettare l'ozono direttamente nelle infezioni, quindi nelle tasche gengivali molto più profonde rispetto a quelle dove può arrivare l'ozono di quest'altro macchinario, o nelle periimplantiti, che sono le infezioni dopo aver messo degli impianti, oppure in granulomi periapicali, che sono delle infezioni al di sotto dei denti per cui c'è bisogno della cuda canalare, oppure la cuda canalare effettuata, delle infezioni che non passano. Insomma, multifunzione, ha più di una funzionalità. Si può mettere l'ozono direttamente dopo un'estrazione per favorire la guarigione delle gengive dell'osso,
oppure i campi di applicazione sono tantissimi. Ah, ottimo, non ci avevo pensato, è una sterilizzazione, esatto. Una sterilizzazione del campo infetto. Fantastico. E allora, scusa, volevo chiedere ancora a Federica la tua esperienza con l'ozonoterapia nella pulizia dei denti. Allora, l'ozonoterapia può essere utilizzata come, insomma, un'aggiunta alla terapia, alla pulizia dei denti per, in caso di sensibilità e in caso di, come ho detto prima, tasche gengivali. E, perché l'ozono ha delle proprietà antisettiche, antibatteriche e quindi aiuta la gengiva a andare verso un benessere. Bravissima. Ok, va bene. Stefano, volevi aggiungere qualcosa? No. Abbiamo detto tutto. La cosa che di cui... È un riassunto, insomma. No, la cosa che auspico è che quanti più dentisti possibili possano venire a conoscenza dell'esistenza di un macchinario simile, perché in uno studio io quante persone posso vedere a cui fare una terapia? Certo. 10 al giorno, 15 al giorno, ma la popolazione italiana è di milioni di persone, quindi potrebbero usufruire di una terapia naturale a bassissimo costo e che può favorire appunto la rigenerazione anche di tessuti che altrimenti andrebbero incontro a degenerazione. Fantastico, poi mi piace molto perché sai che noi siamo interessati comunque allo studio, all'approfondimento, alla sperimentazione di queste tecniche naturali, soprattutto legate alla rigenerazione, che cerchiamo di unire all'alimentazione. Non sempre facile negli ultimi tempi di stress, ma ci proviamo a mangiare il meglio possibile. Sì. Una cosa in più c'è da dire, che sì, l'ozono inserito con una siringa all'interno del bicchierino mentre si fanno gli sciacqui permette di un'ulteriore disinfezione della zona. Fantastico. Se poi l'acqua viene bevuta, quello è un antinfettivo e un antibatterico che può andare ad interagire contro l'Helicobacter pylori, che è una delle cause dell'ulcera. Non so se ricordo bene, potremmo definirlo anche un alcalinizzante? L'ossigeno è alcalino? Il no, pH? In questo caso no. In questo caso no, ok. pH è sotto, ok. Va bene. Disinfetta. Disinfetta, va bene. E un'altra cosa, se un apparecchio simile a questo, ce ne sono in commercio parecchi, viene lasciato in una stanza chiusa, quella stanza viene sterilizzata. Ah, interessantissimo. E si possono sterilizzare piscine, ambienti... Infatti bravissimo, noi abbiamo degli amici che parliamo di pH in quel caso, ritorniamo a parlare di quel discorso, ma la sterilizzazione naturale evitando il cloro è importantissima. Sì. Va bene, allora grazie come sempre di queste pillole di saggezza. Grazie a te e alla prossima volta. Ciao. Ciao.